panorama sociopolitico italiano è molto cambiato rispetto a quello in cui è cresciuto. Quali sono le maggiori differenze ad oggi? Beh, direi la differenza più importante è la presenza dei partiti, che in un certo tempo era preponderante, per certi versi anche asfissiante, ma comunque era una selezione dei gruppi dirigenti ed era anche una rappresentanza della società, dei territori, mentre successivamente in Italia, con una velocità che non ha paragoni in Europa, ai partiti sono subentrati i leader, i loro partiti personali, le loro sigle, e quindi oggi raccontare la politica significa soprattutto questo: raccontare i leader con le loro rivalità, i loro odi, i loro amori, le loro strategie, i loro calcoli e le loro sconfitte. Partiti che, come descrive nel suo ultimo libro, il presidente, non hanno un'identità ben definita. Come mai si è arrivati a questo? Beh, ci sono cause storiche antiche. Una data che viene sempre in mente è quella di cui stiamo per celebrare il trentennale, cioè le inchieste di Mani Pulite, però fu preceduta quella stagione dalla caduta del muro di Berlino. Qualcuno dice che la Repubblica dei Partiti, è la definizione dello storico Pietro Scoppola, coincide anche con la Repubblica della Guerra Fredda, cioè l'Italia era un paese molto spaccato, molto diviso, forse soltanto la Germania, che aveva una divisione anche territoriale, il muro di Berlino, Germania Ovest e Germania Est, era altrettanto divisa. E quindi, quando sono venute meno delle ragioni internazionali e anche delle ragioni interne di una forte presenza dei partiti, al loro posto non è stato possibile ricostruire né culture politiche né organizzazioni, e siamo in questo vuoto da molti anni. Sempre nel suo ultimo libro descrive il presidente come una sorta di istituzione. Come mai? Beh, è un'istituzione. La presidenza della Repubblica è un'istituzione. E il Presidente della Repubblica è una persona che occupa quell'istituzione, e questo è qualcosa che non c'è nella Costituzione, cioè è l'unica carica dove l'istituzione e la persona coincidono, e questo dà vita a quello che io ho chiamato il dramma nel senso cinematografico o drammaturgico, appunto. Innesca un romanzo, innesca una trama in cui il dramma personale e il dramma della Repubblica finiscono per coincidere. Il suo lavoro, che ha a che fare con la comunicazione, la divulgazione di informazioni, ha due modi per farlo: uno scritto e uno invece a voce. Quale crede che sia il più efficace per arrivare, soprattutto per influenzare il pensiero delle persone? Beh, io sono molto legato alla scrittura e alla carta stampata. Per Romanzo Quirinale ho fatto questa esperienza di podcast e devo dire che sono stato molto contento di vedere soprattutto che tanti ragazzi e ragazze si avvicinavano a questioni anche molto complesse della politica, della storia, con dei nomi ormai dimenticati da tempo, quindi in gran parte sconosciuti. Ecco, questo mi ha dato molta soddisfazione. Quindi l'influenza, secondo me, non significa incidere sulle scelte, che quella è anche un'ambizione spropositata per chi fa il mestiere di informare, però certo arrivare a dare delle informazioni utili, quello fa piacere, e quello di questo sono molto contento. E questi giovani invece li vede particolarmente interessati alla politica? Sì, io devo dire che giro per le scuole spesso e trovo sempre un grande interesse, non tanto per le dinamiche del palazzo, quindi le alleanze, le strategie, tutto quello di cui parliamo noi sui giornali, ma in profondità su alcuni temi fondanti trovo sempre molto interesse. Ad esempio il ritorno del fascismo, il razzismo, la violenza come strumento di politica, ma anche la libertà di informazione, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, quindi di essere come vuoi essere con la tua identità, e quindi anche qualcosa che tocca molto da vicino il giornalismo. Ecco, io quando giro per le scuole sento che su questi temi c'è grande attenzione, grande sensibilità e grande richiesta di capire e di essere coinvolti.
E loro principalmente come si informano? Grazie alla stampa o con gli altri mezzi che ci sono oggi? Sì, la stampa intesa come carta stampata, non vedo più un giornale se vado in giro da una certa età in giù, non lo vedo. Questo non vuol dire che i ragazzi e le ragazze non siano informati, hanno altre fonti, avete altre fonti di informazione, la difficoltà forse è quella di connettere fonti di informazione diverse, anche molto frammentate, molto parcellizzate, come dei frame, come dei frammenti, dei singoli frammenti. Quello che è molto complicato è fare il film, e allora ecco, credo che su questo il giornalismo abbia ancora una sua utilità. E in futuro come la vede l'informazione? Ci sarà più un ritorno alla carta stampata o si continuerà con i mezzi che ci sono ad oggi? Io penso che la carta stampata intanto resisterà. E tuttora, anche se in crisi, funziona come una sorta di certificato di autenticità. Quindi la carta stampata resisterà come approfondimento, e ci sarà invece sempre più informazione istantanea, immediata, però tutte queste informazioni richiederanno sempre delle spiegazioni e delle connessioni, e quindi richiederanno dei giornalisti giovani, capaci di utilizzare tutti i mezzi nuovi, ma capaci anche di fare questo lavoro, che invece non conosce piattaforme. Cioè le piattaforme possono cambiare, può essere la carta stampata, la radio, la televisione, internet, i social, ma questo ruolo del giornalista non viene meno. Bene, una visione molto ottimista del futuro. Bene. Allora, saluto la redazione di Pop Web e tanti auguri per il vostro lavoro e soprattutto per il vostro futuro. Ciao.